Sai, oggi facciamo sempre dal mio quaderno una torta di carote che non ho mai fatto. Vi avevo anticipato in un vecchio video che avrei provato delle nuove ricette e queste le proviamo con voi, cioè queste le voglio provare direttamente con voi. È una torta di carote che non ho mai fatto, è una di quelle ricette che, come avevo detto, nella delizia alle mele, che metterò il link qui. E sono ricette che io ho scopiazzato dai libri di cucina dove lavoravo come babysitter negli anni. Questa è una torta di carote. Ci vogliono 450 g di carote tritate, 250 g di mandorle tritate, 3 uova che io ho già montato con 120 g di zucchero. Ci vorrebbe un bicchierino di brandy, ma io non ce l'ho, per cui se ce l'avete, la ricetta lo prevede, lo mettete. Penso che renda ancora più profumata la torta. 50 g di burro fuso, una bustina di vaniglia, io metto l'estratto, una bustina di lievito, un po' di latte e dello zucchero a berro, poi per spolverare. Sbattiamo i tuorli, come ho detto, con lo zucchero. Uniamo, come al solito, la farina, poca alla volta per evitare. Allora, se non avete la planetaria, dividete i tuorli e li montate con lo zucchero e gli albumi li unite prima di aggiungere il lievito a parte. Io ho la planetaria, per cui posso usufruire del movimento planetario che fa montare bene le uova con gli albumi e lo zucchero, per cui non mi crea nessun problema, ma le uova sono quelle spumose. Accendiamo il forno a 180 gradi, che forno quando inforniamo le torte o comunque i dolci deve essere già caldo. Ok, le carote, e le mandorle. Aggiungiamo un po' di estratto di vaniglia. Ok, all'incirca un cucchiaio d'acqua. Aggiungiamo il lievito, nella ricetta c'è scritto di diluirlo con un po' di latte. Mescoliamo bene. Adesso, se avete fatto le uova divise, cioè gli albumi montati a parte, li dovrete unire adesso, prima di metterlo a forno. Io non l'ho fatto, non mi occorre. E adesso mettiamo nella teglia. Che profumo di vaniglia. Ok, livelliamo. E inforniamo a 180 gradi con il forno già caldo. A dopo.
Salve, rieccoci. Abbiamo tolto dal forno, come vedete è ben cotta, si stacca anche dalle pareti. Io amo toglierla così anche se la cosa è aperta. Ok, si stacca perfettamente, ci sono voluti 40 minuti di cottura. Adesso la rigiriamo. Come vedete non è aumentata molto. Una spolverata di zucchero a velo, quella non basta mai sulle torte. E la apriamo. Si dovrebbe far riposare un bel po'. Ma chi resiste? Che buona! Buona! Ecco la fetta della torta. Buon appetito!